Museo del Bargello e persino colui che ha le chiavi delle gallerie degli Uffizi, il sovrintendente Smith, è arrivato qui all'interno del complesso museale straordinario di San Giovanni a Fivizzano. All'interno di questo contesto, dove è già iniziata una collaborazione importantissima con un'opera dal Museo del Bargello, sono state selezionate 3 mostre d'arte contemporanea. Ebbene, in un periodo particolare, dal 25 di maggio al 30 di giugno, nel periodo dove Fivizzano vive anche la grande manifestazione internazionale promossa dalla Regione Toscana Sapori. L'anno scorso, quando è ripresa dopo il contesto pandemico, c'era qui appunto il presidente della Regione Toscana. Ecco, in questo contesto straordinario di un'offerta culturale unica di Fivizzano, io ho il grande piacere di curare una mostra che stiamo facendo insieme, io come curatore e lui come artista, come maestro. Sto parlando di una personale straordinaria di Franco Carletti, con un titolo di grande impegno e di grande responsabilità, No War. Sta preparando delle opere apposta, altre le abbiamo esposte nel contesto bellissimo del Castello Malaspina di Massa e anche in altri contesti, persino in Sicilia per il 50° del ritrovamento dei bronzi di Riace, la grande manifestazione che ha leader nel meridione dell'anno scorso. Ma all'interno di questo contesto ci siamo accordati proprio pochi minuti fa, Franco porterà anche delle opere che ha esposto alla Biennale di Venezia, quindi una mostra straordinaria che vuole essere un invito alla pace, che vuole essere un no alla guerra, che vuole essere la voce di un artista con una nuova tecnica che lui ha creato e che poi potrete vedere, e con un tema davvero impegnativo come i suoi temi sociali. Lui ha una particolare attenzione verso questi, come non ricordarsi un'opera che ho avuto in una personale da me curata, con un cavallo che si ciba dell'erba in Piazza del Campo, che allora era nata durante il lockdown, quindi durante la chiusura pandemica degli ambienti. Quindi un artista maturo, pluripremiato, un artista che è esposto in tutto il mondo, qui nel contesto di una collaborazione incredibile con i musei fiorentini da parte di Fivizzano, per una mostra unica, No War, dal 25 di maggio al 30 di giugno. Una mostra da vedere, rivedere e meditare. È vero, Franco? Sì, certo, porterò delle opere che ho definito di una serie Fiori di Cristallo, perché mi è venuta in mente questa cosa, che oltre per onorare le vittime della guerra, chiaramente della situazione cresciosa che si è venuta a creare, mi è venuto spontaneo di apporre questi fiori di cristallo, perché mi sono reso conto che io in prima persona, ma come me tutti, penso, i nostri concittadini, noi non ci rendiamo conto di cosa vuol dire la guerra. E quindi è un distacco, questi fiori freddi che non riescono, stanno a significare di non comprendere cosa effettivamente sta accadendo. E altri poi, appunto, parlavo con Gianmarco Montelli, porterò delle opere, anche tra quali una esposta alla Biennale di Venezia, che portano un collage di lettere di mio padre che scriveva a mia madre quando erano fidanzati negli anni 40, quindi sempre al tempo della guerra. Ci ritroviamo con questi tipi di opere a 70 anni di distanza, purtroppo a ripercorrere le stesse frasi, le stesse cose. Ecco, cercherò poi di fare appunto e di impegnarmi al massimo in questi ultimi giorni, diciamo, un po' in cui posso perfezionare anche qualche tema particolare che è venuto alla luce in questi giorni sulla deportazione dei bambini, e quindi sono cose che mi prendono e cerco di tradurle nelle tele al meglio modo. Grazie. Quindi nella gioia e nel momento così di grande festa di Sapori, vogliamo porre l'accento sul fatto che non tutti possono festeggiare e gioire esattamente come noi a Fivizzano. Vogliamo fare una mostra per meditare, una mostra perché l'arte, quando è arte vera, si espande.
prende l'ambiente della cultura, prende l'ambiente del sociale, ma soprattutto permea tutta la nostra vita. E soprattutto l'arte deve far pensare, deve toccare il cuore e arrivare anche alla nostra razionalità. E con Franco ci riusciremo. Quindi noi vi aspettiamo, ci saranno anche degli eventi particolari dove interverrò con il maestro nel contesto dei sapori. Noi vi aspettiamo. 25 maggio, 30 giugno, per dire no alla guerra, no war, qui con le opere, con la pittura, con la creatività del maestro Franco Carletti.